chiamiamole criticità, a voler essere buoni in vista delle festività natalizie, ma qui si va ben oltre il vizio di forma. Tuona il consigliere pentastellato Domenico Pettinari. Il bilancio di previsione 2023-2025 è iniziato in ritardo, un po' come è capitato con i lavori della prima finanziaria del governo Meloni, con una maggioranza che ha preteso di aprire i lavori della prima commissione senza averla di fatto convocata. Ma poi mancherebbe anche la sostanza, i contenuti. Non ci sono i 5 milioni di euro promessi per le famiglie per contrastare il caro bollette. Cioè abbiamo trovato 0 euro per la legge sui malati oncologici. La mia legge sui malati oncologici è un altro colpo al cuore. Davvero andiamo avanti. 0 euro sulla sicurezza urbana e sulla polizia locale. Significa che il centrodestra, che va propagandando sicurezza, 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 poi mette 0 euro nel capitolo assegnato alla sicurezza urbana, quindi per la sicurezza delle nostre città. Questa è un'altra cosa gravissima. Sul mille proroghe, che è un documento allegato che si fa nella sezione bilancio, udite che cosa abbiamo scoperto: che si rinvia al 2023 la messa, la certificazione e la messa in regola delle opere idrauliche, e poi ci lamentiamo quando succedono le tragedie per il dissesto idrogeologico. Ecco, è una norma che prevedeva il 2022, la spostano al 2023. E c'è un altro slittamento? Sicuramente il DURC per gli ambulanti, i commercianti ambulanti, che si sposta la certificazione, naturalmente la certificazione dal 2022 al 2023. E quindi tanti commercianti bravi, seri, che pagano le tasse, mi chiamano e ci dicono: è perché noi siamo fessi che abbiamo pagato le tasse e abbiamo il DURC, e poi si dà l'autorizzazione anche a quelli che non hanno dato il DURC. Chiude Pettinari: si punta tutto su idrogeno verde e si tralascia l'eolico e il fotovoltaico. La sessione di bilancio è per ora sospesa, il nuovo calendario prevede il 27 e il 28 i lavori della commissione e il 29 e il 30 le sedute del Consiglio regionale. La maggioranza vi accusa di presentare eventuali troppi emendamenti in modo da favorire l'esercizio provvisorio. Ma gli emendamenti, a mio avviso, ne sono sempre pochi. Avremmo dovuto fare 1 milione di emendamenti, perché una maggioranza che non guarda le famiglie, che non guarda i malati oncologici, deve essere sommersa di emendamenti o di un ostruzionismo senza fine, affinché mettano soldi laddove servono. Purtroppo i soldi, sapete dove li hanno messi? Ho dimenticato di dire: al Napoli Calcio ridanno ancora tanti milioni di euro e ai cartoni animati. Ecco, e poi si dimenticano i malati oncologici e le famiglie.